Bene, ha cominciato. Va bene, ciao a tutti ragazzi. Oggi Ciao a tutti. abbiamo un altro Ciao. programma dei nostri. Vi presento i miei collaboratori. Reduce da un viaggio nei Paesi Baschi, abbiamo Alex Charla. Ciao. Abbiamo Marco Masoni, critico musicale, musicista, di tutto un po'. Mauro Colombi, critico musicale. Il grande Dario Massari, il famoso Dario della possibilità monotonale. Oggi intervistiamo il nostro amico Tonino Leoni, che lui ha un grande Salve. progetto, è cantante e musicista, è un grande progetto che si chiama Battisti Bianco, che portano in giro l'ultimo periodo di Lucio Battisti. Quindi è una cosa molto importante, una cosa nuova che a noi piace molto. Quindi, ciao. Tonino, Ciao. benvenuto fra di noi. Cominciamo, Grazie. ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo quando volete fare delle domande, ragazzi. Allora, vorrei cominciare io. Volevo chiedere a Tonino, appunto, se ci può raccontare come nasce questo progetto, perché so che lui ha anche una cover band del Battisti, diciamo, classico, però oggi è qui per raccontarci invece l'esperienza di questa seconda band con la quale suona i brani del periodo bianco, diciamo, da Don Giovanni a Hegel, e quindi volevo un po' chiedermi intanto come è nata questa esperienza. Allora, è nata praticamente da subentrato, questa era una storia che avevano messo su insieme i musicisti, che posso fare i nomi dei musicisti Devi. assolutamente. I nomi dei musicisti sono Federico Tacconi, scusate, alle tastiere, che è un po' l'ideatore, è un po' il deus ex machina di tutta questa storia. E Alessandro Bagagli e Guido Giacomini al basso. Alessandro Bagagli suona la batteria e loro avevano messo in piedi un progetto con un altro, con un cantante, un dottore, da quello che so io. Il nome non me lo ricordo purtroppo. E hanno fatto una prima uscita con questo cantante e non si sono trovati molto bene né lui con loro e né loro con lui. E quindi è nata questa cosa, hanno cominciato a pensare di non farla più, insomma, di rompere questa cosa. Parlando con un fonico, con Fabio Lanciotti, fonico chitarrista tra l'altro, parlando con lui, lui gli ha detto, dice, vabbè, ma adesso mi sembra un po' brutto, inutile buttare tutto questo lavoro perché loro per arrivare a montare il repertorio ci hanno messo, cioè si sono messi là proprio, è stato un lavoro molto lungo perché è lungo e complicato. E lui gli ha proposto praticamente, dice, mi sembra una cosa, insomma, è inutile buttare tutto questo lavoro, proviamo a trovare un altro cantante e conoscendomi a me per il fatto che appunto che suonavo, che cantavo con i Frati Battisti, la cover band, quella la mogoliana, diciamo, si chiama Frati Battisti, ma ha proposto Frati Battisti perché facciamo una ricerca certosina all'interno del Nel repertorio dei repertorio. Battisti. Sì. E mi ha proposto a loro. Mi ha proposto a loro, io sono andato là, non riluttante, però insomma, cioè io lo conoscevo il repertorio, quello dei cosiddetti bianchi, però sapevo pure della difficoltà, perché specialmente i testi, voglio dire, sono proprio dei scioglilingua, cioè certi brani sono proprio molto difficili da interpretare, insomma, da cantare. E io non ne ho fatto un discorso di imitazione, cioè ho cercato di reinterpretarli, insomma, non dico a modo mio, però sì, in qualche modo questo è successo, cioè ho cercato di dargli il senso mio, perché fare un'imitazione, specialmente su quei brani, secondo me è una cosa un po' perdente, insomma. Impossibile, impossibile. È impossibile poi, tra l'altro, Sì. perché ognuno siamo differenti, insomma, proprio Sì. Mi sembra come giusto.
Senti, ma deve essere interessante, deve essere stato interessante il lavoro di trasposizione anche degli strumenti. Tu ci hai menzionato basso, batteria e tastiera, quindi non c'è una chitarra. Mi pare di aver sentito in alcune La prove chitarra, vostre un violoncello, no? Uno strumento esatto. ad arco. La chitarra su due o tre brani la suono io, Ah, la ok. chitarra acustica, ma proprio da arredamento, cioè Tappeto, niente di diciamo. che. Esatto. E sì, abbiamo la presenza di due musicisti per l'occasione, per questa occasione che faremo, abbiamo la presenza di due musicisti classici. Uno è Donato Cetrone al violoncello, che ha collaborato in tutte le. No, noi abbiamo fatto tre uscite praticamente con questa situazione, e in tutte e tre lui è venuto e ha collaborato con noi, con risultati fantastici. Donato è un musicista della Madonna, come si dice a Bari. E in più, per l'occasione, avremo Luigi Maio al pianoforte acustico, perché dentro questo posto c'è la possibilità di usare un pianoforte acustico a coda, e lui parteciperà su due brani che non vi sto a dire quali sono, perché sennò si rovina la sorpresa, e quindi Vabbè, le cose che pensano, per forza, no? L'introduzione. le Senti, cose ma che pensano è Don Giovanni, che non c'è il l'unico pianoforte ah, sul piano. no. Il pianoforte non ci sta sul Don Giovanni, cioè c'è un piano ribattuto che fa delle note ribattute, però noi ce lo mettiamo, e per la fine ci sarà pure una piccola sorpresa, perché faremo una citazione di un'opera lirica, perché Bello. si Interessante. presta, insomma. E quale sarà la prossima data? Data e posto. La prossima data è praticamente il 3 febbraio, sabato 3 febbraio, in Acme Studio alla Dispoli, che si trova alla Dispoli. Alle Gestito ore? da. Alle ore, l'entrata è alle ore 9 e l'inizio dello spettacolo, del concerto, 9 e mezza, è previsto per le 9 e mezza. Ok, lo metteremo nella descrizione poi del video. Quindi sul palco siete in sei, di cui almeno due strumenti acustici, se ho capito bene, e la batteria anche, effettivamente. Esatto, sul palco siamo quattro fissi, Ah, ok. e poi su due brani ci sarà il violoncello, e su altri due brani ci sarà il pianoforte. Io ho sentito che fate anche il gabbianone online, mi è parso di capire, no? Non so se lo Il farete gabbianone, sì. anche. Che è Sì, una. assolutamente. Che c'è una bella parte di archi. Bene. Esatto. Molto interessante questa cosa, comunque. Venga, ragazzi, domandine. Beh, Posso io posso farlo? continuare, eh? Però prego, prego. Un'interpretazione volevo fare, perché, come Alex sa, ma anche altri probabilmente, io ho avuto una piccola esperienza sul palco cantando i brani bianchi lo scorso novembre, ho organizzato due giorni a Pisa di studio, e mi sono divertito, insomma, in realtà mi sono fatto un bel mazzo anche a creare questa cover band che ho chiamato BPM, che sarebbe Battisti Post-Mogol, che come sappiamo sono anche i battiti per minuto, no? Quindi c'era questo gioco di parole. E la domanda sull'interpretazione mi interessa particolarmente, perché dal mio punto di vista le canzoni di Battisti post-Mogol, ma forse post-Elida, non devono essere interpretate in modo emotivo. Mi spiego, l'emotività di quelle canzoni, dal mio punto di vista, da ascoltatore, anche da colui che insomma ha un po' provato a ricantarle, possono essere divertite, possono essere anche arrabbiate in certi punti, tipo in Cosa succederà alla ragazza, è bello arrabbiarsi, secondo me, quando si canta, ma l'emozione in sé, come fatto appunto, come dire, di commozione o altro, deve essere lasciata fuori. È un altro tipo di repertorio. Non so se condividi questa cosa, come la interpreti, insomma. Lo stai chiedendo a me? Io sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo. E infatti ho cercato proprio di. Io
ho affrontato questa cosa essenzialmente da musicista, molto in maniera ritmica anche, perché se tu vedi, cioè io ho i testi davanti perché sennò non mi ricordo niente, se ti faccio vedere i testi miei, sono segnati con delle annotazioni che sono più tipo matematiche, no? Cioè nel senso dove entrare, dove si ferma la voce, dove... metriche, dove bisogna prendere, metriche. Esatto, molto in maniera ritmica, anche perché sono proprio molto ritmiche queste cose qua, ci stanno degli accenti, molto musicale da questo punto di vista, insomma. L'emotività, secondo me, va, l'emotività, quella no, delle grandi canzoni, diciamo, prima di Panella, secondo me va messa un po' da parte, insomma. Sì, non ce lo faccio. Anche perché se ti metti poi a pensare e cantare emotivamente questi brani, tipo il Don Giovanni, veramente te via un corpo, cioè te metti a piangere, insomma, se mi spiego. Sì, a parte che Lucio confidò a un amico che già lui non voleva emozionare quando cantava, esatto. Le ultime canzoni, l'ha confidato un amico, quindi... Esatto. Dario, il che coincide, Dario, vuoi intervenire? Video... Mi sentite? Sì, ti sentiamo, non ti vediamo, ma ti sentiamo. Sei fermo immagine, però ti sentiamo. Strano. Mario? Sì, eccomi. Allora, che coincide con Panella? Cioè... Non si sente, Dario, eh? L'interpretazione. Non si sente? Sentite voi? Io non sento. Parla, esatto, adesso? Vai, viene. Dico che coincide con Panella, cioè lui non vuole assolutamente l'interpretazione, l'emozione, anzi ogni parola, ogni successione di parole tende a stranire più che a emozionare, non è possibile emozionarsi su certe sequenze di parole che usa Panella, era proprio voluto, insomma, anche in sala quando provava con Adriano, cioè quando Lucio provava con Adriano c'era presente Panella, Lucio anche questo diceva Adriano, proprio, cioè, però era un altro, era i primordi, però comunque coincide questo fatto con Panella. Che non voglio emozionare. Peraltro anche gli strumenti caldi, si diceva, che sono spesso suonati in maniera fredda, no? Gli strumenti non elettronici vengono spesso suonati come se fossero stati appunto digitalizzati. C'è il caso di alcuni fiati, oppure di alcuni, anche della stessa chitarra elettrica, a volte non si distingue bene da una tastiera. Quindi c'è proprio la volontà di essere molto meccanici. Poi l'emozione la prova l'ascoltatore, magari, ovviamente. Però effettivamente, esatto, c'è questa continuità nell'interpretazione, sia vocale che strumentale, di un po' di appoggiarsi alla macchina che dà il beat, che dà il tempo, e di fare una musica più pura, in cui a parlare sono appunto i timbri e le note e meno l'enfatizzazione del sentimento che naturalmente c'è in uno strumento caldo, dalla voce alla tromba, al contrabbasso, all'arpa o al pianoforte, in cui il tocco, no, può cambiare, la stessa nota può essere suonata con intensità diverse. C'è un po' questa impressione qua, non so se me la confermano i due musicisti che abbiamo qui presenti. Ma io ti posso dire che confermo assolutamente, anzi rimarco questa cosa che stai dicendo, con delle eccezioni, perché c'è il sassofono, per esempio, Infatti un pianto, che è un po' un'eccezione da questo punto di vista, e anche il pianoforte, lo stesso pianoforte, nelle cose che pensano, non è così
filtrato, cioè è un pianoforte tipico degli anni 80, della metà degli anni 80, ma non così mascherato. Quindi in Don Giovanni si conferma il disco, dico, si conferma ancora una volta, l'abbiamo già detto altre volte, un disco di passaggio, no? Dove c'è sia l'una che l'altra componente. Però l'emozione effettivamente arriva dalla composizione in sé, arriva dalla sequenza di note, come diceva giustamente Dario, dalle parole che il cantante pronuncia e canta, ma non dall'interpretazione. Ecco, Battisti interpreta ovviamente, perché era un grandissimo cantante, però non più in quel modo emotivo in cui, insomma, ci aveva abituato fino almeno al 1980. Questo assolutamente sì. Esatto. Per me l'emozione la riesce amando con il tempo. Quindi, Mauro? Allora, io riprendo un po' il discorso di Alex in questo senso. Penso, poi ti faccio la domanda, penso che l'emozione sia una componente che scaturisce direttamente dall'ascolto della canzone. Quindi per le canzoni Campanella non c'era bisogno di un'interpretazione. Se si può togliere interpretazioni a Battisti, che è impossibile. Perché comunque anche quando un interpreta, lui interpreta. Detto questo, volevo sapere, tu hai anche un'altra band, no? I Frati... Frati Battisti. E volevo dire, che tipo di collegamento, se si può fare, tra il Battisti che stai suonando adesso e il Battisti che suoni normalmente. Tu hai chiamato Battisti normale. Per me Battisti non è normale mai, perché ha un cambiamento evolutivo sempre nella sua carriera. Che tipo e quale tipo di approccio hai trovato, non tanto nella metodologia di registrazione o di interpretazione dei brani, ma quanto proprio nel prendere in esame le canzoni che poi tu devi eseguire sul palco? Se c'è un collegamento e che tipo di discontinuità tu hai trovato e che cosa ti ha colpito di più, scusa di... Sono tre domande, pratica, nel Battisti cosiddetto bianco. Grazie. Allora, è abbastanza complicato il tutto. Secondo me, scopro l'acqua calda così, il filo conduttore chiaramente è Battisti, è la voce di Battisti e l'approccio di Battisti. Per quanto riguarda i brani, quelli là di Mogol, diciamo, no? Battisti Mogol. Posso interromperti? Non chiamare sì. Per nome il paroliere, chiamalo paroliere, perché c'è poi il conduttore che si arrabbia. Quindi, per favore, cerca di evitare quel nome. Così, scusa l'interruzione. Va bene, non lo sapevo, non la sapevo questa cosa. Tu puoi fare comunque quello che vuoi, io lo chiamo paroliere, tu chiamalo come vuoi. Va bene. È una battuta la mia per Franz. Va bene, premesso il fatto, io sono un amante degli anni giovanili di Battisti, cioè delle cose proprio più vecchie, Prigioniero del mondo, Nel sole, nel vento, nel sorriso, nel pianto. A me piace, mi piace quel tipo di repertorio. Poi quando è cominciata l'ascesa, insomma, che Battisti è diventato famosissimo, però tutti i dischi, quelli là più famosi, a parte Anima Latina, che è un altro capolavoro, insomma, sì, mi piacciono, però non è che proprio o forse il fatto di sentirli in continuazione, ripetuti all'infinito, un po', come si dice sempre a Bari, m'ha stuccato sta cosa, cioè m'ha un po' stufato. E invece l'approccio per me è stata una scoperta, l'approccio quella dei Battisti Bianchi, insomma. Avevo comprato all'epoca, avevo comprato il Don Giovanni, gli altri non l'ho mai comprati, perché cioè il Don Giovanni per me è un capolavoro, è proprio una cosa. E là giustamente non mi ricordo il nome, scusa, del musicista Marco. Proprio là si sente che è proprio un disco di passaggio, e dal punto di vista musicale e chiaramente sui testi, insomma, che cambiano completamente.
E quindi il mio approccio è stato proprio è una scoperta, cioè mi sono addentrato dentro questo repertorio proprio ignaro di tutto quello che mi poteva succedere e aspettare. E è stato, ripeto, per l'ennesima volta proprio un approccio da musicista, cioè mi sono messo là, ho sentito i pezzi e ho cercato insomma di dargli un'interpretazione mia, nostra soprattutto, cioè perché il lavoro con il gruppo pure è stato, è un po' proprio pure come hanno fatto loro, cioè loro hanno tradotto sugli strumenti convenzionali, insomma, diciamo la batteria, hanno fatto diventare quei suoni in maniera appunto come dicevamo analogica invece che digitale, no? E questo è un po' quello che ho cercato di fare io, insomma. Sì, ma infatti sarà per molto me... interessante questo aspetto qui della trasposizione, no? E che il fatto che il progetto sia portato avanti da un tastierista ce la dice lunga, insomma, ci fa capire che è lui che è stato mosso dalla passione, dalla voglia di trasporre quello che sentiva sull'album invece sulla tastiera, ecco. Esattamente, esattamente. E pure il lavoro sulla batteria, quei dischi là sono, penso che Dario può confermare, sono suonati tutti quanti con batterie tipo la Lindrum oppure la Roland, pure all'epoca mi sembra che andava fortissima. E il lavoro che ha fatto Alessandro è stato proprio quello di cercare di tramutare quei suoni su una batteria acustica. Pure quello è stato un lavorone grande, insomma. Sì. Infatti ti volevo chiedere, voi suonate con un click sotto, con delle basi? Noi assolutamente, sì, noi assolutamente suoniamo con un click di base, perché ci sono molte, molte cose in sequenza, per quanto riguarda le tastiere. E ci sono anche dei cori che ho fatto sempre io, però l'ho messi in sequenza, insomma, cioè la voce è sempre la mia, però sta in sequenza. Fa il controcanto, insomma, da solo. Esatto, il controcanto, okay. Perché ce ne stanno tantissimi, e di controcanti, e di doppie voci, e di echi soprattutto, cioè c'è un lavorone sulla voce, c'è un lavorone che Marco lo può confermare, insomma. Ok. C'è proprio bisogno di un fonico che ti segue. E infatti per fare questa... A parte il fatto che i tre eventi che abbiamo fatto, a parte il secondo, il primo che abbiamo fatto all'Anfitrione e il terzo che abbiamo fatto dentro al chiostro di... Molto bello di quello. Molto ci sono bello. Registrazioni. Perché c'era proprio pubblico. L'attenzione da parte del pubblico. Io non escluderei pure il secondo che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto una cosa secondo me rivoluzionaria, cioè abbiamo portato questo repertorio dentro una birreria, un pub e birreria, dove sono abituati a sentire Vasco Rossi, Ligabue e poi Vasco Rossi e poi Ligabue e poi Vasco Rossi, cioè, capito? E però abbiamo fatto un sold out della Madonna, il locale era pieno. Tanti se ne sono andati, ma tanti sono rimasti, insomma. Uh-huh. E che stava di? Del fonico. Vasco Rossi e Ligabue sono amanti di Lucio, tutti e due. Ma parlavamo di sequenze, di sovrapposizione. Esatto. E niente, questo è il tipo di lavoro che abbiamo fatto. Senti, tu nasci come bassista, però, se ho capito bene, no? Io nasco come bassista, praticamente nel 78 sono andato a vedermi i Police a Reggio Emilia e come su Blues Brothers, no? Che quello quando vede James Brown, ho visto la luce, io ho visto la luce con Sting, sono tornato a Roma, mi sono comprato il basso identico a lui e ho iniziato a suonare il basso. Bello, bella storia. Perdona, quando hai conosciuto il nostro amico Dario Massari?
E tu lo conosci Dario, da tanti anni, no? Sì, Dario Massari ci conosciamo, e lui può confermare, ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, da quando eravamo ghepardi praticamente. Lui lavorava insieme a Spartero Robespierre De Mattei. Mi commuovo un pochino perché queste sono tutte persone con le quali io ho condiviso veramente tanto tempo facendo il lavoro che faccio come tecnico delle luci. Ci siamo conosciuti che stavamo in tournée con Pino Daniele, abbiamo fatto 3 anni di Pino Daniele, proprio il periodo d'oro, e noi andammo a registrare con il gruppo che ci stava all'epoca, andammo a registrare dentro lo studio di Spartaco, a Torre Vecchia stava questo studio, andammo a registrare dei pezzi con lo studio mobile di Pino Daniele, che lo tenevano là, e Spartaco ci parlò praticamente della possibilità di fare un brano usando il Farlight, che era una macchina che era uscita all'epoca, e noi abbiamo detto ma magari, e venne praticamente Dario, venne in studio e lui faceva il rappresentante, cioè il dimostratore del Farlight, e registrammo un paio di brani insieme con l'aiuto di Piercarlo Zanco, che era che all'epoca suonava, era il contrabbassista, suonava con Branduardi, e io conoscevo lui, ci conoscevamo, e lui venne come arrangiatore di questi brani. E là, anzi, all'epoca c'era la possibilità pure che Dario dovesse continuare a suonare con noi. Infatti ci siamo fatti, non so se Dario se la ricorda questa cosa, però ci siamo fatti delle foto insieme con tutti i capelli come andavano all'epoca, insomma, agli anni 80, capito? Tutti tipo Duran Duran, capito? No, non mi ricordo, no. Questo. Ti ricordi, no? Di che anni stiamo parlando qui? Dopo l'82, prima, durante? Prima, appena, no? appena dopo l'84. L'84 la tournée europea che ho fatto. Quindi avevi già avuto Dario a rapporto con Lucio Battisti, tu? Sì, è Lucio che mi ha raccomandato a Pino. Perché praticamente quando arrivò il Fairlight, lui entrò dentro sto gabbiotto e vide sta macchina e dice: ma che può fare sta cosa? Fammi sentire che può fare. Allora io gli feci sentire dei provini che facevo io come dimostratore, io non sono musicista, però appunto per quello prendevo campionamenti, li mischiavo con la batteria elettronica e soprattutto lo sincronizzavo con la batteria elettronica, cosa che allora... E allora lui mi chiese un po' di lezioni, io chiesi a Musicarte e Fairlight un paio di settimane, e lui venne a Studio Minieri, cioè è importantissima questa cosa, perché lui lì concepì il modo di fare il disco che poi ha fatto con Pappalardo, basandosi completamente sulla metodologia del Fairlight. Cioè, Adriano ha fatto dei provini con batteria elettronica, chitarra, voce, e noi la prima cosa che abbiamo fatto l'abbiamo trasposti su... Scusa se ti sto invadendo il discorso. Continua. Abbiamo preso questi nastrini e li abbiamo copiati sul Fairlight, proprio perché c'aveva le pagine di composizione, ottenendo così una base proprio, diciamo, sciocca, musicale, però tutta fatta in casa, cioè Lucio da solo ha fatto tutta la cosa. Dopodiché andava al microfono e faceva cantare Adriano su questa base primitiva, diciamo.
Poi, a seconda del brano, ci si aggiungevano le cose, si toglievano le voci del Fairlight che non andavano bene, che erano di guida, eccetera, eccetera, e si magari suonava Guarini in qualcosa. Ma insomma, lui in quella linea, e quel metodo lui ha seguito tutti i dischi dopo. Devo fare una domanda, Dario. Ma secondo te a quell'epoca i musicisti che hanno suonato su questo disco, no, seguendo questo metodo, possono in qualche modo, secondo te, ricordare la loro esperienza? Parlo dei vari Pignatelli, insomma, di gente che all'epoca faceva tantissime sessioni di registrazioni, sì. No? Sì, sì. Quindi io penso sia difficile che si ricordino qualcosa in particolare, però forse il metodo era talmente fuori dal comune, talmente nuovo per l'epoca, no? Che magari questo ha lasciato qualcosa nella loro memoria. Tu cosa ne pensi? Maurizio lo chiamavo sempre quando serviva di fare un disco con Fairlight, serviva un tastierista, chiamavo Maurizio, infatti ce l'ho in 2 o 3 dischi, l'ho fatti con lui, era lui che sapeva maneggiare Fairlight, e lo sapeva far rendere, insomma. Però comunque poi mischiava anche tastiere, non era solo Fairlight, anzi Fairlight c'era poco. Però insomma, questo è interessante parlare con queste persone. Sì, Maurizio senz'altro, a parte che se sta in giro si può contattare. Fabio Guarini no, l'ho contattato, e lui è disposto a raccontarci le sue esperienze. Vediamo quando. Sì, perché lui venne allo studio RCA per il disco di Pappalardo, sto dicendo, è lì che con Fairlight cominciò se lo dovrebbe ricordare. Perché ci proveremo. Qualche domanda di più? Venga, ragazzi. Posto, che volevo approfittare della presenza di Dario, perché hai detto una cosa che per me è una bomba. Hai detto, fu Battisti a raccomandarmi a Pino Daniele. E allora ho detto, che cavolo di contatto deve essere tra Battisti e Pino Daniele? Mi è venuto in mente che forse, non lo so, poi dimmelo tu, un contatto con Pino Daniele poteva essere Cesare Monti, perché Cesare Monti ha fatto le copertine. Certo, di Nero a metà. Ma Nero a metà, Vai Mo, ha fatto alcune copertine di Pino Daniele, quindi non so se è questo. Però quello che hai detto è interessante, perché noi ci immaginiamo Battisti come uno che sta nella Torre d'Avorio, che non conosce, non contatta nessuno, no? Molto isolato. Invece probabilmente non era così. Quindi mi interessa, mi incuriosisce questo, cioè come hai vissuto Battisti in relazione agli altri artisti, non solo della RCA, anche perché Pino Daniele incideva per la EMI e non per la RCA. Quindi come hai visto che ne so, parlava di qualcuno, contattava qualcuno, era amico di qualcuno? Questo è molto interessante. Dunque, l'ho frequentato in 2 occasioni. Una a studio, quando veniva nello studiolo di Minieri, però eravamo 3 concentrati sul Fairlight, non c'erano altri contatti. Invece dopo, a studio RCA, che siamo stati 2 mesi, lì girava un sacco di gente, perché era su Via di Bottina, per cui c'era il bar, No, lui era molto... molto molto la mano, molto cordiale, se ti non era, però stava sulle sue, però comunque se entravi un attimo era umanissimo, era sempre divertito, con gli altri artisti non so dirti, perché l'ho visto solo in occasione dei turnisti, oppure qualche volta giù al bar, ma non mi ricordo particolari amicizie sue, insomma, incontri. Non so dire. Da quello che so io, lui registrava e dopo andava a casa, non si fermava a parlare, a bere con gli altri, era così. No. Esatto, non era sociale. Sì. Ti racconta di grande
partita a biliardino con Antonello Venditti, però questo al Mulino, quando Venditti registrò Ullalla, mi sembra che si chiami quel disco, o Venditti conta questo, che Battisti giocava a biliardino con lui, poi non so se Io ci credo perché aveva molta stima di Venditti e di Gregori, due. Quella famosa intervista, la ultima intervista della Radio Svizzera, dice ce ne sono tanti di cantanti bravi, però dice Venditti e Gregori, due, dice. Non parla di nessuno più, quindi sì. Io ci credo quello che dice Venditti. Sì. Ma domande a Tonino. Sarebbe molto interessante approfondire questo argomento, poi nel tempo lui gli hanno messo in bocca diverse cose, non si è mai sentita la sua, diciamo, versione vera, del resto lui parlava poco. Io voglio tornare invece un po' a quanto hai fatto tre serate, no? Mi piaceva sapere un po' la reazione del pubblico, che tipo di approccio aveva avuto il pubblico. Già, e che pubblico era? Il pubblico, e poi volevo sapere, nella tua preparazione, qual è la canzone che hai trovato più complicata, più ostica, e quella che ti ha colpito di più? La domanda è per Tonino, eh? Io ho detto che sarebbe interessante continuare a parlare di questa cosa su Lucio, sui rapporti con Lucio, però volevo tornare un po' a, perché prima lui aveva, diciamo, parlato di queste tre serate. Questo va bene, la ringrazio per questa domanda. No, allora la prima uscita che noi abbiamo fatto è stata fatta al Teatro Anfitrione. È stata proprio la prima volta in assoluto, 27 paganti. Questa è la prima cosa. Presente anche Dario Massari, che mi aveva mandato un messaggio poco prima e mi aveva detto: guarda, non ce la faccio. Mi ha mandato un video messaggio che c'aveva tipo l'orecchioni, stava male. No, non ce la faccio. Vabbè, noi abbiamo iniziato. E praticamente poi a un certo punto ho guardato di sotto, vedevo uno che mi salutava, era Dario, che è venuto nonostante che stava male, nonostante tutto quanto. La serata è andata, da un punto di vista numerico, insomma, l'ho detto prima, 27, però da un punto di vista, cioè abbiamo visto che si poteva fare, cioè che si poteva proporre questa cosa qua. Chiaramente con tante incertezze, con tante cose, insomma, un po' così e così, però l'abbiamo sfangata. E poi c'era l'attenzione giusta, perché è molto importante, ecco, una cosa rispetto a proporre questo tipo di repertorio, molto importante è la location, cioè il punto, il posto dove si propone la cosa. Perché cambia assolutamente, cioè questa non è una cosa che puoi proporre in tutti i locali o in tutti i posti, capito, dove, cioè c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno che in un qualche modo le persone che partecipano a questa cosa entrano dentro un viaggio. Io lo dico all'inizio, questo è un viaggio alla ricerca, alla scoperta più che ricerca, Di questo repertorio che in un qualche modo, non dico che è andato dimenticato, però insomma non è conosciutissimo, no? Quindi questa è la prima uscita. La seconda uscita l'abbiamo fatta in questo locale, tanto lo dico, non c'è bisogno, è al Killjoy, che è un locale proprio, è un pub dove si suona generalmente un altro tipo di musica. Secondo me loro sono stati, io ho proposto a loro questa cosa, facciamo questa cosa, loro sono stati un po' fuorviati dal nome Battisti. Infatti io l'ho ripetuto 800 volte, ho fatto: guarda, Battisti Panella, perché poi non me voglio ritrovare là che stai a fare questa cosa e c'è sta uno che sta dal pubblico, ci fai la canzone del sole? No, evitiamo. Però cioè sul manifesto c'era scritto Battisti, tributo Battisti. Questa cosa secondo me ha un po' fuorviato,
Però allo stesso tempo c'era diversa gente che è venuta invece proprio per ascoltare questa cosa. Il locale era pieno, infatti il gestore del locale penso che sarà rimasto contento per questo qua. Dovevamo prendere una cifra, ci ha dato anche 10 euro in più alla fine. Quindi voglio dire, è andata da questo punto. L'ascolto era pessimo, mi dispiace dirlo, però... l'ascolto pure di queste cose, cioè il fonico deve essere a conoscenza, a menadito di quello che si sta facendo, perché sennò diventa uno standard dico sonoro che è uguale per tutti quanti e non va bene. Cioè tu non puoi fare il suono della batteria, della nostra batteria diciamo di questi brani uguale al suono della batteria degli Iron Maiden, che ne so, cioè, oppure proprio pure De Vasco Rossi, pure di questa, cioè c'è un discorso che va. Infatti la nostra prima uscita l'abbiamo fatta col fonico che ho portato io, col fonico nostro. La terza e ultima uscita è stata la migliore, perché noi l'abbiamo fatto dentro al chiostro di Sora, che è uno spazio molto piccolo, molto accogliente, ed è un posto, ci ha invitato a suonare là il violoncellista Donato Cetrone, che abita proprio a Sora, figlio di una famiglia di musicisti, direttori d'orchestra e tutto quanto, e praticamente ci ha portato a suonare là, e quella è con un pubblico davanti abituato alla musica classica, perché di solito là dentro fanno musica classica, e questa è stata una salvezza, perché è proprio successo quello che nei nostri sogni poteva e doveva accadere. Cioè la gente, c'è stata gente che se n'è andata, però la maggior parte delle altre persone, insomma il posto era pieno, non era grandissimo, però era pieno assolutamente. E alla fine c'è stata gente che è venuta, che ci ha ringraziato della serata e che non conosceva quel tipo di repertorio, non lo conosceva proprio, e ci hanno ringraziato per avergli fatto scoprire una cosa che non conoscevano. Questa è stata la cosa più bella che è successa, insomma. Certo, tu Alex sei andato con la Alex. Canzoni, la canzone più difficile che hai trovato, la quella, canzone più quella difficile più che ti ha condotto. La canzone più difficile è stata La sposa occidentale. La sposa occidentale, quella che mi ha commosso, che mi commuove di più quando la faccio, è i ritorni, assolutamente. E la sposa ritorni occidentale, che difficoltà hai trovato nella sposa occidentale? Che quale tipo di... Proprio di metrica delle parole, perché ci stanno delle pause che sono quasi naturali, ho fatto sempre fatica, e è stato proprio quando noi siamo riusciti a fare quel brano, ci siamo guardati, abbiamo detto ok, si può fare, questo è il banco di prova. Grazie moltissimo. Tubinga non è stato difficile. Tubinga. Tubinga facciamo Tubinga e Hegel. Tubinga te l'ho ascoltata. Mi sembra che era abbastanza difficile. L'hai cantata bene. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Sì, cantarla. I commenti su questa cosa qua, noi siamo passati dai commenti, diciamo, sul canale, noi abbiamo un canale YouTube e una pagina nostra a nome Battisti Bianco, i commenti sono passati da bravi, coraggiosi a non se vanno sentì, levate questi non se vanno sentì, tanto che poi io sono un po' fumantino, come si dice sempre a Bari, sono andato a cercarli proprio questi qua, cioè... sono andato a cercarli su Facebook, gli ho detto, cioè io capisco, come ho fatto poi pure con Alexander, no? Che te sei venuto a cercare, e ho detto, vabbè, ma insomma ne vogliamo parlare di questa cosa, cioè sembra che praticamente noi non esistiamo, no? E, però da alcuni ho ricevuto
consensi e da altri però non ci hanno voluto parlare. Però voglio dire, non puoi fare un discorso, capito, proprio a ammazzare completamente. Cioè, se dice che sei un amante di questi brani, no? Perché cioè, pare che questa è una setta, praticamente. Una società carbonara, capito, dove non si può entrare, cioè, oddio, no, perché noi facciamo i bianchi, di qua, di là. E se tu professi questa cosa e poi non apprezzi un minimo il lavoro, perché sai che è una cosa difficile da fare, no? E da proporre, no? E il commento tuo è soltanto no, vabbè, ma questi no, non c'ha la voce uguale, ma chi ce la aveva la voce uguale a Battisti? Non aveva la voce uguale, apposta, questo è. Ma infatti noi siamo qui per questo, proprio per unificare tutti i diversi punti di vista di Battisti, no? Le persone che tu vedi qua nello schermetto, abbiamo tutti opinioni diverse, però abbiamo tutti in comune questa voglia di unire Battisti da Per una lira a La voce del viso, di prendere esatto. E ci interessano molto i progetti come il tuo, e quindi tu hai fatto benissimo a sollecitarmi, hai perfettamente ragione, tant'è vero che siamo qui a parlarne. E io volevo ritornare su una cosa molto interessante che mi hai fatto capire, che hai detto, che la situazione migliore per fruire di queste canzoni, tutto sommato, è stato un ambiente colto, abituato alla musica classica. Cioè, nel momento in cui siete usciti dai locali, dalla sala concerto e dal locale, avete trovato un pubblico più predisposto in quelli che magari non conoscevano proprio queste canzoni, però hanno l'abitudine di avere un ascolto, diciamo, come posso dire, complesso, no? Cioè di capire che l'ascolto non è semplicemente passivo, ma interattivo, bisogna andare incontro al brano, alla melodia, interrogarsi e fruirne in una maniera più attiva, che è quello credo che sia successo appunto in questo chiostro di Sora. E io proprio a quelle immagini lì mi riferisco quando mi complimento con te e con i tuoi sodali per il tipo di arrangiamento, no? Ho visto un filmato che racchiude tre pezzi, diciamo, una sintesi con tre brani, e le sonorità sono molto interessanti e corrisponde al racconto che ne fai. Quindi secondo me questo è un dato importante per il futuro. Cioè Battisti non va più proposto, questo Battisti bianco, nei locali, ma va proposto in ambiente più colto, che probabilmente era un po' quello che voleva lo stesso Lucio Battisti facendo questa svolta, no? Voleva rivolgersi a un altro tipo di pubblico o comunque a un altro tipo di ascolto. Invece ti volevo chiedere qualcosina sui testi. Come ci hai spiegato le difficoltà metriche, ci hai spiegato la difficoltà mnemonica, no, di queste canzoni, mi domandavo se hai una tua idea, una tua personale interpretazione di quello che canti, non interpretazione canora, interpretazione del significato, ecco. Intento questa domanda, C'è una certa continuità fra i testi che hai cantato, perché mi pare di capire che il tuo è un ascolto un po' esploso, no? Tu passi da le varie canzoni che devi interpretare, non hai un ascolto metodico, no? Don Giovanni, poi tutta l'apparenza, poi e così via, no? Le ascolti un po' mischiate. Sì, l'approccio ai testi, cioè al significato dei testi soprattutto, è fondamentalmente emotivo. Cioè adesso io non riesco a spiegare bene quello che dice il testo, no? Vado per emozione, vado per fotografie, cioè questi, ci sono dei punti che mi viene quasi naturale, perché in un qualche modo mi riconosco in quel tipo di fotografia. Però l'analisi del testo dall'inizio alla fine, sinceramente, non sono riuscito a farlo. Ci sono delle immagini che tu hai, no? Di queste metafore colorate. Esatto. Guardate che i testi di Vanella sono scritti tutti di seguito, cioè era Lucio che li tagliava a un certo punto
mandato a capo la ma ma sono scritti proprio come un testo unico, ritagliato da Battisti e aggiustato sui ritmi, una prosa, come una... Per cui sì. Si capisce da questo che è una cosa incomprensibile, cioè un testo flusso, così è quantissimo, nel senso che ti aggancia a diverse parti, ma non te ne accorgi, insomma. Il punto è come, cosa comporta cantare qualcosa di incomprensibile, no? Come modifica l'interpretazione e qual è la difficoltà e qual è il vantaggio, cioè cosa comporta? Come cambia il cantato? Perché siamo tutti d'accordo che Battisti è unico dall'inizio alla fine, però effettivamente tra un paroliere e l'altro è proprio cambiato anche il modo di fare melodie, no? E di spezzettare la sequenza ritmica. Sì. Quindi è interessante per chiedere a una persona che canta queste canzoni, no? Qual è la sua sensazione in riferimento al significato, no? E appunto ci ha risposto Tonino dicendo che lui vede immagini. Cioè quello che è più potente sono le immagini metaforiche che crea. Poi il significato in sé di tutto il testo non è una domanda in verità, no? Cioè quando uno canta emozioni lo sa cosa sta dicendo, o il nostro caro Angelo, magari ti sfugge la sfumatura del riferimento alla Chiesa Cattolica, però insomma sai quale emozione stai comunicando, sai come sintonizzare l'interpretazione al significato delle parole. Con le canzoni dei Bianchi no. Questo è spiazzante, però forse è proprio la caratteristica voluta, principale, proprio per riuscire a interpretarli in maniera più musicale e meno teatrale, no? Allontanarsi dal teatro dell'interpretazione di un personaggio e avvicinarsi più alla musica pura, dove ciò che conta sono le note, il timbro, la metrica, tant'è vero che tu ci hai parlato appunto tanto dello spezzettare la sequenza della metrica. Quindi volevo conferma di questo, ecco. Esattamente, esattamente, questa è l'analisi perfetta. Io farei una distinzione. Tempo fa io ho fatto un commento su un post che è proprio dei Panelliani, cioè c'è un gruppo che sono Panella, che parlano più di Panella che di Battisti, insomma. Che gruppo è, scusa? Panella Fan Club. Bravo, Panella Fan Club. Ho fatto un commento su questa cosa che dicevo che secondo me il lavoro più grande che fa Panella, cioè quello più reale, non so come dire, è quello che fa con Enzo Carella, soprattutto con Enzo Carella. Perché a parte il Don Giovanni, che ripeto è un capolavoro, però per il resto dei dischi bianchi secondo me è più grande il lavoro che fa Battisti, no? Rispetto a Panella. Invece su Enzo Carella il lavoro proprio è univoco, cioè là fanno delle canzoni insieme e si sente, cioè per me vabbè, io ho un'ammirazione grande per Enzo Carella, perché secondo me è stato uno dei più molto sfortunato, insomma, dovuto pure alla capoccia matta che c'aveva, però voglio dire, un grande Enzo è stato. Io ho avuto la fortuna di incrociarlo un paio di volte, ci ho parlato un paio di volte, ma era già nell'ultimo periodo, insomma. Stava un po' così di testa, però un grande, cioè il lavoro che ha fatto e i musicisti che hanno suonato con lui, tu dicevi prima Pignatelli, Marangolo, insomma questa è tutta gente veramente, Pennisi, cioè Pennisi è un grande chitarrista, e quindi mentre, che ne so, il lavoro che fa con Pappalardo, no? A me sinceramente, se posso dire la mia, cioè non è che non mi dice niente, cioè o mi dice pochissimo, perché là c'è proprio dicotomia, no? con la musica e le parole, non si capisce bene, ecco, quello secondo me è il lavoro meno riuscito. Invece secondo me con Carella c'è più alchimia,
sì, tra parole e musica, questo stai dicendo? Assolutamente sì. Ok. Tenete conto che con Pappalardo si sono conosciuti lì sul divanetto dell'RCA e Panella giorno dopo giorno scriveva e portava testi, cioè li scriveva a notte, non so, per cui è stato un lavoro proprio nel giro di 2 mesi di... No. Diciamo che il lavoro che ho fatto con Pappalardo è stato molto importante per la svolta per i dischi successivi, perché da lì c'era Lucio, partecipava, e da lì è cambiato tutto. Si è trovato benissimo con Panella, questo è proprio evidente. Sì. Volevo darvi una chicca a proposito di Pino Daniele e Battisti. Mi sono ricordato che mentre stavamo lì all'RCA col Fairlight, il campionatore, eccetera, Lucio invitò Pino con la chitarra e campionammo la chitarra di Pino. Per questo Pino conobbe il Fairlight. È una chicca, sì. Capito? Pazzesco. Mi sono ricordato questo dettaglio. Sì. Questo non lo sapeva nessuno, guarda, l'abbiamo poi saputo. Pino Daniele si è portato sì, per light in tournée. Darvelo. Dico bene? Scusa? Poi mi sembra che tu sia andato in tournée insieme a Pino Daniele. Sì. Con il Fairlight. No. No. Fairlight era intrasportabile. Era solo per il disco. Però no, tu io facevo il suono della... No, perché Pino... Col Fairlight ci interfacciammo a Bagaria, lui c'aveva la Roland, esatto. Elettrica, e che c'aveva tutta una serie di suoni, uscite, eccetera. Io avevo proprio tutto un banco solo per mixer, echi, eccetera, solo per la chitarra della Roland di Pino, che usava molto, mi piaceva molto. Fino a un certo punto, scusate se intervengo, si era intestardito proprio quando è uscita la Roland, la chitarra Roland Synth. A un certo punto lui si è intestardito e l'ha voluta usare su tutti i brani. Poi dopo, puntualmente, piano piano è stata cancellata, usata poche volte, anche perché c'aveva un suono, insomma, un po' rivedibile. Sì, ragazzi, facciamo qualche domanda finale per chiudere, perché già siamo quasi a un'ora di trasmissione, va bene? Marco, l'ultima domanda che hai? Sì, no, più che una domanda, mi ha colpito molto quando ha detto che il brano difficile da cantare è La sposa occidentale, perché conoscendo gli accordi della sposa occidentale sono identici a quelli di Tubinga, cioè sono semplicemente una progressione primo, quarto, quinto, do, fa, sol, banalissima, e su cui Battisti evidentemente riesce a creare però una melodia ritmica complessa comunque, e mi ha fatto venire in mente che siccome siamo già nell'epoca in cui Battisti riceveva i testi e poi dopo li musicava, ho avuto un flash di Lucio Battisti che riceve questi testi e dice che cavolo ci metto sopra, e comincia a strimpellare la cosa più semplice che c'è, cioè il giro di blues, do, fa, sol, e comincia a improvvisare magari qualche melodia sul testo, no? E questo dà il metro però anche della genialità di Battisti, perché su questi 3 accordi banali, veramente i più banali che ci sono nella storia della musica, dei campi di cotone esistono, il primo, quarto, quinto, riesce a costruire cose complesse, cose come ci ha testimoniato Tonino, no? La genialità di Battisti, cioè questa cosa mi ha colpito molto, perché per me, per esempio, io dovendo affrontare il repertorio Battisti Panella, La sposa occidentale l'ho scartata come canzone in quanto troppo semplice musicalmente parlando, quindi non mi stimolava. Penso un po' come è diverso un po' anche l'approccio, no? Quindi certo. È interessante questa cosa che dicevi. E poi vabbè, Dario, io ti vorrei chiedere 1000 cose, ma quello è un'altra puntata, un'altra. Ha fatto una considerazione generica, ma secondo me siamo ancora lontani nel capire, nell'approfondire pienamente queste perle, queste 40 canzoni incredibili
E io credo che il lavoro che grazie a Franz e poi Alex, insomma, stanno facendo anche queste dirette sia fondamentale, perché poi uno se le riascolta anche quelle vecchie e trova sempre degli agganci, delle spiegazioni, dei motivi, delle cose che ci fanno capire ancora di più un genio che ancora è incompreso, nonostante sia Lucio Battisti. E questo per me è una cosa molto molto affascinante, per cui no, volevo ringraziare anche Franz di questa idea, di questa diretta e di questi contatti, perché sono fondamentali. Comunque oggi abbiamo saputo che Lucio e Pino Daniele si sono incontrati, e questo quando lo sapevamo. Grazie a Dario. Sì, sì, ma non so come, si conoscevano già, per cui lui l'ha invitato a studio proprio a... Vieni a vedere sta cosa, proviamo, porta la chitarra, perché il Ferlet campionava, cioè una cosa che non esisteva fino allora, e campionava pezzi pure dei minuti, cioè era... Per cui era stimolante da quel punto di vista. Infatti poi Pino se l'è portato a Bagaria, siamo stati pure lì un mesetto Ferlight. Sì, sì, molto interessante. Mauro, per chiudere? Guarda, voglio tornare un po' indietro a una cosa che ha detto Tonino, no? E mi riallaccio a quanto ha detto Alex. Perché poi ci ho ragionato su mentre parlavamo. Tu hai detto che l'ambiente più adatto appunto è stato questo chiostro, no? E quindi un luogo più raccolto, dove la gente che ha partecipato era una certa, diciamo, cultura, e quindi era più attenta. E a me mi ha fatto venire in mente Anima Latina, perché questa è una cosa che secondo me Lucio ha sempre cercato. C'è una dichiarazione del signor Rapetti, del paroliere, che ebbe la diatriba con Lucio sul fatto di come era stata fatta la registrazione delle parole, tono più basso, e Lucio gli rispose: così stanno più attenti. E lo ritroviamo con tutti i dischi con Panella, perché poi lo scopo alla fine, secondo me, era proprio quello, di catturare l'attenzione dell'ascoltatore. Anche i testi che non erano stati nel disco, stessa cosa. Certo. E quindi questo che hai detto te mi ha fatto ragionare. E come vedete, giriamo e rigiriamo, ritroviamo nella discontinuità una continuità disarmante per quanto riguarda la genialità artistica di Battisti. La troviamo proprio nel tempo. Io la penso, mi hai fatto riflettere, Tonino, e mi hai dato conferma di quello che pensavo dentro io, quindi ti ringrazio. Ti ringrazio a te. A proposito di questo, un'altra cosa che conferma quello che stai dicendo, la prossima serata che faremo, io la farò seduto da una parte, senza perché l'artista non sono io, sono il suo finista. Per chiudere. Vogliamo ripetere la data, l'evento, dove si trova? Quindi abbiamo detto alla Disco il 3 febbraio, la sera ovviamente, il nome del locale. Allora, il nome del locale è Acme Studio, che si trova alla Dispoli, titolare un grandissimo Sergio Terzilli, che è un personaggio che dovreste conoscere tutti quanti, perché è fantastico. E il giorno è il sabato 3 febbraio. I musicisti siamo Tonino Leoni, io, chitarra e voce, Alessandro Bagagli, batteria, Guido Giacomini, che è un bassista jazz, di estrazione jazz completamente, al basso, e Federico Tacconi alle tastiere, alla programmazione, tutto quanto. In più avremo l'aggiunta di Donato Cetrone al violoncello e Luigi Maio al pianoforte acustico. Questo è tutto, mi sembra che sia tutto. Molto bello. Molto bene, un evento bellissimo, una cosa bella che state facendo. Ti ringrazio, Tonino, per essere stato con noi.
Grazie a voi che mi avete invitato. Fatto piacere. Ringrazio i miei collaboratori, tutti quanti. Sempre un piacere stare con voi. E alla prossima. Va bene? Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Non andate via, eh? Non andate via.